open sesame. Your heart is like a treasury. It's not a issue and it's not a gadget, just another secret. How can I decode it? Seem so automatic. Need more miracles and magic. You hold the key to another space and time. But will you let me enter, or will I be declined? Sesame, your heart is like a treasury. You hold the key to another space and time. But will you let me enter, or will I be declined? Access granted. E dopo vent'anni ricomincio da me, soltanto perché non c'è niente di più bello al mondo, di amare se stessi e di credere in sé. Do l'ultimo tocco alla tela e te la regalerò. No, non vado indietro come quei gamberi, ma toccherò gli alberi, lascio le bestie e sfiorerò. M'alzo dal letto e dico grazie mille. Il mondo bianco e nero raccolori Pleasantville. Vivo la vita piena di meraviglia. Te che non sorridi mai, beh, non so che dite. In frigo due birre, ci faccio colazione. Ho smesso con le sizze, se non sai che tumore. Il mare dalle conchiglie, pure se stanno zitte. Bello il silenzio, ricomincio da me. Mi sdraio, penso al prossimo guaio. Vivo in sto scena, muoio cara al sipario. Ogni giorno in riserva, senza benzinaio. Biglietto solo andata, parto senza bagaglio. Levo il bavaglio, vivo allo sbaraglio. Cuore da contadino, testa da milionario. E m'accarezza il soffio di un ventaglio. Bello il silenzio, ricomincio da me. E faccio tabula rasa dei miei problemi in casa. Dell'ansia, l'angoscia e la paura che mi accompagnava fin da bambino. Magro, sono timido, ogni giorno un livido. Ora rido perché ho pianto fin troppo. Lacrime col motore a scoppio. Urlo e spendo, morirò domani. Matti con la tasca vuota, zero rimpianti. E dopo vent'anni ricomincio da me. Ricomincio da me. Soltanto perché non c'è niente di più bello al mondo. Di amare se stessi e di credere in sé. Do l'ultimo tocco alla tela e te la regalerò. No, non vado indietro come
Buonanotte dal mondo in parole e regola d'arte, buonanotte a tutti quanti voi, ma in particolare al nostro Gabriele Giardini. Buonanotte Gabriele. Buonanotte, caro Massimiliano, ai nostri radioascoltatori, i quali saluto e, come avevo detto già anche su Facebook, ringrazio per gli auguri che mi hanno fatto l'altra settimana, insomma, ieri praticamente. Quindi grazie a tutti. E ha anche detto che questa puntata è dedicata a loro. E questa puntata è dedicata ai nostri amici che molti conosco di Facebook e anche oltre, che la dedico espressamente a loro e alle difficoltà di ognuno di noi, compresi me medesimo, per far sì che la vita possa avere un senso diverso, un senso più adeguato alle esigenze umane. Benissimo, caro Gabriele, vuoi dirci dove sei stato poc'anzi? Che Come no, è volentieri. naturalmente inerente alla tua dimensione di artista e al tuo lavoro da artista. Prego. Certamente ho fatto questa sera un intervento presso il Palazzo Merulana, facente parte di l'evento stesso tramite l'associazione Caput Mundi, gestita da Franca Pace, dove appunto io ho parlato del discorso fra l'arte e la vita quotidiana e quindi la qualità del discorso artistico per far sì che anche la nostra Italia possa avere la cultura e lo spettacolo, la musica, tutto ciò che riguarda le varie sfaccettature dell'arte che possano appunto avere la risultante migliore. Proprio per la vera essenza che merita questo nostro discorso. Quindi valorizziamo tutte queste menti prima che si disperdano e che possano eventualmente trovare altre situazioni fuori dall'Italia stessa. Quindi ho fatto un discorso a 360 gradi, molto sentito, e le persone alla fine sono rimaste entusiaste di questo mio dire. E c'era con me anche un fotografo Roberto Scardoni che ha, diciamo, immortalato la serata stessa. Tra l'altro, nel tuo discorso, Gabriele, hai toccato un punto che spesso l'informazione non mette in risalto. Si parla a volte, non spesso, solo a volte, dovrebbe parlarsi spesso invece di questo argomento, dei cervelli in fuga, no? Ma, Esatto, ecco perché. esatto, ma in particolare, secondo l'informazione, almeno quello che viene trasmesso, per cervelli si intende sempre fisici, matematici o ricercatori universitari di vario tipo. Invece tra i cervelli in fuga, direi che la categoria più importante è proprio quella degli artisti. Ma anche per Esatto. una, sì, certo, anche per una ragione storica, perché se noi come italiani abbiamo così tanti turisti nelle nostre città è perché esse sono d'arte e quindi il patrimonio artistico è qualcosa che geneticamente abbiamo in Italia e che ha dato lustro all'Italia nei secoli e ancora lo sta dando e lo darà anche in futuro, anche tra 1000, 2000, 3000 anni, se mai ci sarà ancora il mondo. Però ecco, è questo un dato che non riesco a capire se si ignori per dei motivi specifici perversi oppure per mancanza di cultura, perché ripeto, chi ha dato lustro nei secoli, nei millenni all'Italia sono gli artisti, ancor più che i ricercatori scientifici, molto di più. Se l'Italia uno degli elementi del PIL è proprio il turismo, questo è dovuto agli artisti, alle opere che hanno creato nei secoli. Specialmente, beh, mi verrebbe da dire dal Medioevo, dal Rinascimento e poi, ma in realtà da sempre, perché poi parliamo anche delle opere rilasciate dagli antichi romani, eccetera, eccetera, che sono sparse in tutto il territorio italiano.
Beh, e quindi noi abbiamo con grande piacere, come sempre, come ogni mercoledì, questo grande artista e andiamo a commentare, come sempre facciamo, una sua opera d'arte, ne scegliamo sempre una. In realtà questa è una, ma che ha due versioni, poi sarò più specifico. Si tratta di Cuore. Di Cuore sono alla pagina, innanzitutto sono alla pagina 10, quindi cliccando sulla voce Opera Archivio, alla pagina 10, ultima fila, la terza a destra, c'è l'opera Cuore. Ricordo che sono alla www.gabrielegiardini.com. Sono alla voce Opera Archivio, a pagina 10. Io sono un po' ripetitivo quando descrivo esattamente il sito e dove mi trovo, però è importante per tutti coloro che sentono la radio o in diretta o in differita e vogliano naturalmente visionare l'opera d'arte con il nostro commento e diciamo mentalmente può aggiungersi anche quello di ciascun spettatore, perché come siamo soliti dire, l'opera d'arte, se è tale, come tutte quelle di Gabriele Giardini, vive di vita propria come ogni essere animato e vivente una volta che l'artista gli ha infuso in essa il soffio vitale, la psuche, come dicevano i greci. Allora sono appunto pagina 10, l'opera si chiama Cuore ed è molto interessante. Si tratta di una pirografia e c'è un cuore perfettamente disegnato, delineato da tanti punti che la sapiente mano di Gabriele Giardini, mentre governa la penna incandescente, da cui nasce appunto la pirografia, tratteggia con quindi un cuore fatto di tanti punti che vengono delineati dalla penna incandescente, cosicché quasi sembra che sia una collana, il contorno. Il perimetro di questo cuore sembra quasi una collana di pietre vulcaniche nere, tutte molto piccole e ben sagomate, messe insieme. In realtà un viso incastonato appunto in questo cuore, che ha delineamenti molto particolari, in particolare gli occhi, che sono lo specchio dell'anima, in questo caso lo specchio del cuore, sono degli occhi la cui espressione si presta a molte interpretazioni, un po' come succede nello sguardo della Gioconda, che non si riesce a capire se è triste, se sta sorridendo, se è felice oppure se è dubbioso, e così anche lo sguardo di questo cuore. Sono degli occhi che a prima vista potrebbero sembrare malinconici, ma poi guardandoli meglio, o per meglio dire, da un'altra prospettiva, sembrano quasi dubbiosi su una realtà che il cuore riesce a comprendere, anzi, non riesce a comprendere pienamente, anche perché spesso non è confacente dinanzi agli occhi del cuore. E poi abbiamo questi e sono al contempo degli occhi, lasciatemi, concedetemi questo termine, distrattamente profondi, perché sembra uno sguardo fuggente, ma in realtà è uno sguardo che proprio nell'apparire così fuggente, in realtà sta andando al di là di uno sguardo profondo che però è incentrato
su una precisa realtà. Questo sembra uno sguardo profondo che va al di là, come dicevano gli antichi testi Veda, del velo di Maya, e quindi che cerca di guardare al di là della realtà e scoprire magari che ci siano delle dimensioni più collegate, più attinenti al cuore, a quella del cuore. Infine, gli altri elementi del viso, le sopracciglia, sono appena accennate perché l'importante appunto è espresso dagli occhi, quindi da tutti gli elementi dell'occhio, dell'iride e della pupilla delle palpebre, cioè il nucleo centrale dell'occhio, e poi un naso ed una bocca generosa, piccola, anch'essa a forma di cuore, ricordarci che il viso è incastonato in questo cuore, e un naso ben sagomato, gradevole, quasi sembrerebbe più un naso femminile, proprio per le fattezze così aggraziate, che un naso maschile. E il tutto al di fuori del perimetro delineato dal cuore, da queste perle di piccole pietre nere che poi sono a forma di cuore, ci sono degli archi, sempre formati a mio giudizio, indicare l'energia che si muove dal cuore e si diffonde come onde elettromagnetiche al di fuori di esso. Caro Ecco. Massimiliano, una piccola Prego, prego. precisazione. Non potevo, come dire, bloccarti quando la descrizione era veramente eccezionale, direi poco. Grazie. Però in questo caso, per amplificare maggiormente, non so se tu hai, tu puoi dirmelo, la schermata dell'opera completa davanti al tuo PC, che è quella che rappresenta anche la cornice, l'insieme di tutto. Ah sì, Non so se tu hai, assolutamente. Io, ce l'hai? ecco, assolutamente. Io infatti adesso mi accorgo che era un errore. Pensavo che fossero due opere distinte. No, invece è Invece un'opera no. unica che mette in evidenza il cuore dove tu hai magistralmente commentato la parte centrale, quindi il cuore, sei andato nel cuore, in più c'è tutto quel sistema esterno perché, dico solo questo perché magari non i nostri radioascoltatori possono non saperlo e tu magari in questo momento puoi non ricordare o forse puoi non saperlo neanche te, quest'opera è stata fatta da me. Per la provincia di Roma, proprio perché ci voleva cuore per abbattere le barriere architettoniche e questo cuore che tu hai deliziosamente ed egregiamente descritto centrale rappresenta la maturità, quindi ci vuole cuore per abbattere le barriere architettoniche e l'albero che si può vedere, si può scorgere, ha nuovi frutti, quindi sono nuovi cuori, come se per dire questo cuore siamo noi che diamo l'esempio e poi ci sono le nuove leve, i nuovi cuoricini che sono i frutti, come dal seme viene i frutti di questi cuori che vengono effettivamente a ricopiare questo nostro gesto. Quindi questo era fatto per persone che, come stavo dicendo poc'anzi, hanno difficoltà con le carrozzine, per passare magari per attraversare un passaggio pedonale perché c'è il marciapiede, per strutture architettoniche che vanno a sbarrare la loro strada e per loro effettivamente è una vita difficile in questo caso e quindi ci vuole cuore e vuole anche intelligenza a capire questo e cercare di mettere mano e rimediare, insomma, ecco. Quindi l'opera è la parte poi gialla perché aveva una base, poi era rialzata e poi fatto tutto a fuoco, quindi era così pensata. Era giusta la precisazione, ma prego Massimiliano. Ecco sì, a questo punto direi di continuare nella descrizione, ma vorrei che sia tu a farlo. Ecco, in particolare questi scalini suppongo che rappresentino la mancanza di barriere architettoniche che Esatto, invece dovrebbero appianarli, no? esattamente, e quello che tu giustamente hai notato
e ti ringrazio per questo, sono quelle vignette, sembrano solo far capire che è come un movimento un po' difficoltoso, è come se questo cuore, quindi queste le persone che hanno delle difficoltà in questo caso, hanno appunto difficoltà nel superare questi ostacoli. Ecco perché io credo che bisogna tener conto di tutte queste situazioni, perché rendono la vita assai migliore a persone che hanno avuto una difficoltà e già l'abbiamo noi stessi per passare, come tu ben sai, quando andiamo a Roma alcune volte attraverso le macchine, attraverso barriere non riusciamo a passare, figuriamoci loro che hanno magari situazioni diverse e quindi in quel caso bisogna aiutare, perché solo così può capitare a chiunque. Ecco, noi molto spesso non ci accorgiamo, che magari dice no, io cammino, io riesco a parlare, ma da un momento all'altro può capitare per un incidente, per una situazione, per una questione organica, fisica, che uno abbia una difficoltà. E quindi non è che quando uno capisce questo, logicamente apprezza maggiormente il discorso che abbiamo fatto fino adesso. Ecco, caro Gabriele, per quanto riguarda invece la tecnica utilizzata, che l'ho detto è una pirografia ovviamente, Esatto. ma ecco, se puoi descrivere anche a beneficio di coloro che si approcciano all'arte Certo. come principianti e quindi come principianti scultori e pittori, ecco, ci puoi descrivere la tecnica, le difficoltà che può dare all'artista un quadro di questo tipo, quali sono stati i tempi, le dinamiche, l'ispirazione, ecco. Sì, Andare un sicuramente il po' discorso. all'interno dell'ispirazione del lavoro dell'artista. Sì, no, sicuramente mi era stato chiesto a suo tempo dalla provincia di Roma per questa situazione sfettiva e l'abbiamo fatta al Teatro Rione e c'erano Jimmy Fontana che non c'è più, c'era anche Little Tony che non c'è più, Fiordaliso e tanti altri personaggi dello spettacolo che amplificavano questo concetto con queste mie opere. Ecco, Le ho sì. fatte, quindi diciamo anche questo, e se è il giallo della base della cornice è perché il sole riscalda il cuore e quindi giustamente era in tema e risulta poi maggiormente così. Poi ho dovuto creare questo concetto, quindi un'opera completamente concettuale e oltretutto anche abbastanza diciamo figurativa, perché comunque ha dell'impianto architettonico, un albero, anche questi cuori fatti in quella maniera che è stata detta e descritta egregiamente da te, come è giusto che sia. E poi io dovevo cercare, il mio dilemma era quello di cercare di mettere a fuoco soltanto quello che volevo. Quindi che caso ho fatto, cari amici radioascoltatori, amici di Facebook? Io ho fatto con una fiamma più grande, perché il pirografo può soltanto coprire uno spazio minimo anche con le varie punte, ho fatto così come se fosse nebulosa l'immagine, quindi che però dall'esterno si capisse non c'è, e quindi tu, l'occhio umano, mettesse a fuoco quindi proprio col cristallino direttamente la parte centrale come è giusto che sia, e quindi il concetto espressivo. Quindi ho bruciato. Il fuoco ha bruciato e quindi ho creato come delle volte nel frattempo la mia mano scorreva e creava questa forma. Poi sono intervenuto con il pirografo stesso e ho dato lì il massimo per cercare di tirar fuori da questo concetto un'opera effettivamente concreta e reale. Perfetto, perfetto. E quanto tempo ha impiegato per terminare l'opera? Dall'inizio Diciamo alla che fine? fra l'idea e la cosa ho un mese. Un mese. Quindi anche piuttosto rapido, no? Sì, Rispetto. certo, perché io mentre dormo, caro Massimiliano, cari nostri amici radioascoltatori, Pensi all'opera, certo. sì, io dormo poco e poi mi vengono dei flash come quindi mi alzo, magari sono le 3 di notte, o di mattina, insomma, come potete interpretarlo voi,
e mi metto, butto giù degli schizzi rapidi, poi mi riaddormento e può darsi, se sono fortunato, nella stessa sera riesco a buttarne due di schizzi, nel senso ho delle idee, delle immagini, poi può essere anche un discorso diurno, oltre che notturno, e altrimenti, diciamo, e magari mi deve, magari mi dà ispirazione un fattore naturale, una situazione mi è successa e io a quel punto l'armonizzo, perché essendo diciamo una persona sensibile riesco a trarne fuori tutto il succo, il nettare della situazione. Vedete come avete sentito, potete comprendere anche da quello che vi dirò adesso che l'arte, perché poi le forme d'arte, benché diverse, sono accomunate tutte dall'arte stessa. Le stesse intuizioni che spesso magari vengono di notte, quindi mentre si sta dormendo ci si alza per fissarle, perché altrimenti potrebbero scappare via e non tornare più nella testa dell'artista. Le stesse sensazioni, le stesse dinamiche capitano all'artista quando è un artista della letteratura, cioè quando scrive per il teatro o quando scrive un romanzo o una poesia. In particolare, nelle opere più concise, quindi della poesia o del teatro, dove in poche pagine devono essere, nella poesia addirittura in poche righe, ma anche nel teatro, dove è vero ci sono più lungo della poesia, ci sono più pagine, ma ci sono anche più raffigurazioni, più scene, quindi oltre alle parole, le parole devono essere evocative, devono descrivere esattamente una scena che è nella testa dello scrittore, dell'artista. Ebbene, le stesse dinamiche e pulsioni di cui parla Gabriele, direi con la stessa intensità, con le stesse modalità, capitano ad uno scrittore di teatro, di poesie e anche di romanzi, anche se in quest'ultimo caso in maniera non così pressante, perché il romanzo è molto più lungo, ha una struttura molto più vasta e quindi come una goccia nel mare, nell'oceano, diciamo, tende a non essere, è parte di esso, ma non essere così fondamentale nelle opere più brevi, come la poesia, o comunque tra la poesia e il romanzo, quindi il teatro, ma che hanno la caratteristica dell'arte anche figurativa, perché poi le scene devono essere viste Certo. di fronte dagli spettatori, e quindi in questo caso nelle composizioni più brevi, come in primis la poesia e la scrittura per il teatro in secundis, le dinamiche sono esattamente quelle che ci ha descritto Gabriele. Forse è anche per questo che l'arte alla fine è una, anche se poi le forme sono diverse. Le forme sono diverse, ma l'essenza è sempre quella di andare al di là del quotidiano, di ciò che viviamo tutti i giorni e che non ci svela ciò che è al di là del velo di Maya, come direbbero gli antichi testi Veda. Bene, caro Gabriele, complimenti ancora per questa bellissima opera, Grazie. anche a te, è socialmente molto apprezzabile. Vuoi salutare qualcuno? Certamente saluto la mia Simona, saluto te Massimiliano, saluto i nostri radioascoltatori. Questa puntata è dedicata agli amici di Facebook, quindi lo rinnovo questo nostro discorso. Saluto mio amico fotografo Scardoni e tutte le persone che ci ascoltano, fra gli amici del Toriani, gli amici del 60. E tante altre persone, forse la prossima puntata avremo con noi anche Michele Maritato e quindi insomma abbiamo sempre persone che apprezzano il nostro dire e con grande sinergia e affetto ci seguono.
Benissimo, Gabriele, io saluto tutti coloro che tu hai già salutato, naturalmente li saluto con grande affetto e questa sera in particolar modo, come sempre ovviamente, saluto Ecaterina, la nostra Ecaterina, a cui mando un bacio molto grande e pieno di affetto. E stavo dicendo, a parte come sempre Ecaterina, saluto anche con grande piacere un amico che ho rincontrato dopo molti anni, 25, si chiama Fabio Furnari, Pensa. scusate, ed è un editore. Sono 20 anni che è nel mondo dell'editoria, continua a lavorare con grande passione e anche con grandi risultati nel mondo dell'editoria. E quindi mi faceva piacere salutarlo perché tu Gabriele lo Ah, è come no? noto, eh? Prego, prego, scusa. Certamente, so benissimo che è un mondo articolato, difficile. È molto 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 difficile, soprattutto per chi ne vuole renderlo un lavoro. Ma il nostro amico Fabio Furnari ci è riuscito e continua ancora con questo bellissimo lavoro che lo riempie di gioia e riempie di gioia anche chi compone le opere che poi lui pubblica. E Certo, fa quindi bene, lo salutiamo. un grande applauso per questo nostro amico che so che ci sta sentendo. Bene, dal mondo in parole a regola d'arte per questa sera è tutto. Ci rincontriamo e voi avrete la bontà e la gioia, come sempre, di ascoltarci mercoledì prossimo su queste frequenze con il mondo in parole a regola d'arte. Una cordiale notte da me e da. Buonanotte Gabriele Giardini. a tutti quanti. Buonanotte, grazie.